Quanto condizionamento psicologico ci fa questa pagina qui? Veramente tanto. Noi che siamo nel mercato delle cripto, ovviamente dobbiamo, per forza di cose, ogni tanto controllare questa pagina qui, no? Ok, come ho detto spesso, il prezzo e l'andamento sul mercato è legato ed è importante per valutare soprattutto l'interesse e quindi anche l'adesione e il coinvolgimento crescente di una community attorno a tematiche che riguardano blockchain e criptomonete, criptovalute, cripto currency, che voi come vogliamo chiamarla, insomma. Però, come ho detto spesso, il lato importante è quello di considerare comunque gli aspetti per i quali queste tecnologie stanno assumendo un valore, per il quale Bitcoin in primis ha assunto un valore, no? Allora, qual è il discorso? Il discorso è che alla base del Bitcoin, alla base della blockchain di Bitcoin, c'è una sua tecnologia che è in continua espansione. Questo l'ho detto spesso, e al di là del prezzo, che è estremamente volatile, come sappiamo, abbiamo visto comunque un crescere negli anni dalla sua nascita, quindi dai primi prezzi che si aggiravano sotto il dollaro, poi 10 dollari, poi insomma un crescere esponenziale fino ad arrivare alle migliaia che abbiamo visto. Purtroppo siamo condizionati psicologicamente. Quando vediamo un top come può essere i 20.000 dollari, ci facciamo, che è successo a dicembre, ci facciamo l'idea che dobbiamo andare sempre più in alto, e quindi settiamo il nostro target, il nostro status mentale, abbiamo un nostro set mentale che ci dice: ok, il prezzo è stato raggiunto a quel livello, adesso siamo in un crollo. Ok, perché ho fatto questa introduzione? Perché tempo fa guardai con molto interesse questo video qui di Federico Pistono. Bitcoin. Le criptovalute stanno scendendo vertiginosamente e tutto il mercato sta impazzendo. Cosa è successo? Ma quale crollo? Per chi capisce un po' come funziona la blockchain, Bitcoin e il mercato delle criptovalute, è abbastanza chiaro che non c'è stato nessun crollo. È semplicemente un periodo di speculazione in cui alcuni grandi attori che possono fare insider trading e possono manipolare il mercato stanno facendo soldi su le spalle di chi non capisce il mercato. Queste parole qui sono state dette da Federico il 3 febbraio del 2018. Però, se io non vi avessi detto la data, non vi avessi fatto vedere la data di queste parole, potrebbero anche sembrare una cosa di ieri o di oggi. In realtà, il video si vede che non è stato fatto ieri. Perché? Perché anche l'haircut adesso è diverso di Federico. Federico, che ho avuto l'occasione, finalmente il piacere di incontrare e conoscere all'evento dei Visionari. Perché? Lui ha fatto partire un gruppo chiamato appunto i Visionari, nel quale si parla di tecnologie, di innovazione, di come poter cambiare in meglio il mondo e il futuro grazie all'innovazione tecnologica, e quindi radunare un gruppo di persone che sono coinvolte da questo punto di vista, con questa voglia di cambiare il mondo e credono nella tecnologia, e ha fatto questo gruppo che nasce proprio con l'idea di, cioè lui riceveva talmente tante, ha fatto anche un bellissimo video sul tempo, che a me piace tantissimo, infatti lo nomino anche nell'intervista che poi faccio, poi lo vedrete. Con quel video stesso è diventato poi l'intro dei Visionari, perché da lì lui lanciò l'idea di fare un gruppo e avere degli incontri settimanali, così da condensare le richieste che riceveva. Comunque, detto ciò, per farvi capire perché e come sono entrato in contatto diretto con Federico, io già avevo tanta stima di lui. Se non lo conoscete, insomma, andate a vedere un pochino che persona è e come parla. Già da come parla dovreste capire tanto. Comunque, vi rimando a questo video qui, e adesso vi lascio all'intervista che ho fatto, al breve video che abbiamo fatto ieri durante l'evento dei Visionari, e vi faccio vedere quello che appunto è stato detto anche da una persona che un minimo di intelligenza nel settore, nelle innovazioni, e un minimo di cose, di come funzionano le cose nel mondo, insomma, ne sa. Perché magari se lo dico io è un conto, ma insomma, se lo dice anche una persona così, ha anche un altro peso. Vi lascio al video e vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo video. È un video. Intanto sono qui con Federico Pistono, che mi sta facendo una dedica sul suo libro, quindi Startup 0.0. facciamo anche un po' di pubblicità. Sì, no. Se uno dice che libro, giustamente, questo libro. giustamente. Ma più che altro volevo chiedere a Federico, che è esperto di blockchain, perché tu sei, diciamo, uno degli esperti italiani e anche uno dei primi miner su Bitcoin, perché io so che tu hai cominciato a minare Bitcoin anche molto tempo fa, o no? Ma insomma, quando sono entrato io a minare ormai era già abbastanza costoso, era il 2012, quindi. Beh, 2012 però è già un anno abbastanza, cioè parecchi sono entrati nella mini bolla che abbiamo visto sul finale dell'anno scorso. Io ho visto un video tuo di febbraio,
dove spiegavi i fondamentali, dove tu parlavi, sì, si guarda il prezzo, si guarda quello che è successo, però bisogna capire che questo è un qualcosa che rivoluzionerà il mondo. La blockchain non è il prezzo che vediamo oggi su Bitcoin. Insomma, ho fatto un discorso che io riprenderei e riporterei ad oggi stesso. Se puoi dire la tua, se puoi confermare questo, o insomma, che ne pensi adesso? Perché hai visto, c'è molta disillusione o comunque sfiducia. Allora, ci sono molte similitudini con la dot-com, quindi coloro che non avevano capito la tecnologia che ci stava dietro, tra l'altro l'audio qua non so quanto è, no, casinato. Comunque... Coloro che non hanno capito come funziona la tecnologia hanno un'aspettativa disallineata con la realtà tecnologica. E quindi ha detto, succederà tutto, esploderà in 3 anni, queste aziende varranno miliardi. E davano progetti che non avevano un team, non avevano un prodotto, non c'era niente, milioni e milioni e milioni. Sperando che internet avrebbe risolto tutto. È crollato perché c'era un disallineamento di aspettative, non perché non c'era un sottostante. Esatto, però poi da lì sono andati da quelle ceneri, quelle che conosciamo come Google, come conosciamo, esatto, Amazon e vari Facebook. Uguale adesso blockchain. E la stessa cosa la vedremo in blockchain, quindi credere nei fondamentali, capire perché questa tecnologia è disruptive e vedere a lungo raggio, non guardare il prezzo, prendere la tecnologia come una speculazione. Cioè, video che hai fatto è quello con cui mi hai fatto appassionare tra l'altro alle due tematiche, poi ho seguito i tuoi vari canali, io mi ritrovo qui perché sono stato invitato, io ho un canale, una community sulle cryptocurrency che si chiama CoinSquare, su cui trattiamo, sto cercando di portare avanti l'informazione, la divulgazione da quel punto di vista, dal punto di vista tecnologico e informativo su questo settore, perché si è approcciato principalmente in Italia dal punto di vista speculativo, perché comunque l'attrattiva di fare pochi soldi, cioè tanti soldi in poco tempo, è stato lo specchietto per le allodole, però bisogna andare oltre, poi il valore vero è quello tecnologico, no? E quel video che linkerò a questo, secondo me è riportabile paro paro anche al giorno d'oggi, perché poi sono passati 4 mesi, anche se sembra passato tanto. Vabbè, io consiglio di guardate Lightning Network, che è incredibilmente complesso, ma sostanzialmente è TCP/IP per Bitcoin, un routing protocol, layer 2 technology, tanto quanto TCP/IP è stato per internet, che ha abbassato i costi di 100.000 volte e ha aumentato il throughput, transazioni, ha aperto nuovi mercati, ha creato, essenzialmente ha reso ubiqua una tecnologia che prima era appannaggio pochissimo. Stessa cosa sta facendo Lightning Network. Sì. State channels per Ethereum, Virtual Machine, cioè Arloop adesso, che è più interessante di Vlad Zamfir, che stava lavorando su Casper con Vitalik, sta facendo... Cioè, sono tante cose belle. Tante belle. Che ne pensi di EOS, visto che è proprio d'attualità, del lancio della mainnet? Lì, cioè, sono un po'... diciamo... Cioè, EOS è... Vai con i piedi piombo, al momento. EOS è un progetto sicuramente molto... che prova a fare tanto. 21 super delegati che devono votare tra di loro, cioè... Però, insomma, è un esperimento. Certo. Non so se è un esperimento che vale 4 miliardi di ICO, però è un esperimento, va bene fare esperimenti. Cioè. Certo. Va bene, non ti voglio prendere più tempo, perché anche sul video sul tempo mi hai conquistato, e sicuramente il tempo è l'asset più importante che ci abbiamo, quindi tagliamo corto. Ti ringrazio per l'intervento, questo lo carico sul video, se mi dà il sul canale, se mi dà il consenso, e ci sentiamo. Ciao ragazzi. Ciao.